Oggi giochiamo a nascondino nel nuovo Bla Bla Toys. E vanno per primo, nascondetevi tutti. Andiamo. Guardate come sono belle queste giocattole nuove da Bla Bla Toys. Ma dove posso nascondermi? Ho un'idea, proprio qui. Perché qui nessuno mi troverà. Dove mi nascondo? Il mio stomaco, dov'è il bagno qui? Amici, io vado in bagno e poi mi nascondo perché mi fa molto male la pancia. Amici, ho un'idea molto intelligente. Mi nasconderò nel bagno e mi siederò sul water e vincerò. Sì, mi siederò lì. Ok, basta. Ciao, a dopo. 35, 36, 37. Amici, non dimenticate che l'ultimo che troverò vincerà 1000 euro. 40, 41, 42. Amici, poiché sono la più intelligente di tutti e poiché sono una ragazza, ho trovato il posto migliore per nascondermi. E allora guardate, sarò qui nel posto più apportato. Mi siedo qui e vincerò 1000 euro. Amici, ho trovato un posto dove nascondermi. Mi nasconderò dietro gli scaffaleggi e il show. E presto faremo delle magliette, tazze e thermos. Ora ci dobbiamo nascondere, non fate rumore. Amici, che macchina! È la Lamborghini più bella di sempre. E ci sono così tante auto qui. Mi siedo dentro e vediamo come funziona. Ebbene, è ora di premere il pedale dell'acceleratore. Oh mio Dio, no! Non ce la faccio più. E poi mi devo nascondere. Devo nascondermi in fretta. Ecco, ragazzi, ho trovato un mega nascondino. Mi nasconderò qui dentro. Ok, tiro fuori questo e vado qui. Chiudiamo e ci vediamo. Siccome so che sta su un ragazzo, sicuramente non mi cercherà tra i giocattoli per le ragazze, quindi mi nasconderò qui. Mi metto qui dentro e adesso mi copro con le scatole, così mi giurerà sicuramente 1000 euro. Oh amici, guardate come sono belle le moto qui. Ce ne sono per tutte le età. Dove mi devo nascondere? Ok, guardate, c'è un skateboard. Guardate amici com'è bello. Va bene amici, è meglio che io vada a fare un giro. Cosa? Oh amici, lo skateboard non fa per me. È meglio che mi nasconda. Bene amici, mi nascondo qui e vincerò di sicuro. Siete in silenzio. 98, 99, 100. Chiunque siede dietro di me, a sinistra, a destra e così via, ho perso. Andiamo a cercarli. Wow, che nerf, amici. È molto, molto bello. Ho un'idea. Prendo il nerf e quando trovo qualcuno sparo, così perde. Prendo questo. Prendo questo e sparo a tutti. Forza, apriamolo. Ecco, andiamo. Ritirata, ritirata. Dove sono tutti? Dove sono? Spero che non mi trovi. Ho sentito qualcosa. Qualcuno che sussurrava dietro di me. Chi è? Chi c'è là? Ehi. Ehi. Ma stai bene? Non abbiamo previsto nulla del genere. Il regolamento è illegale. Alzati subito. Ti ho trovato, mio povero bambino. Tutte le regole sono state fatte per essere infrante. Sì, certo, ti auguro la sfiga. Amici, sento i passi di qualcuno. Deve essere Stas. Dove sono? Dove sono i bambini? Amici, ecco, poco fa mi è passato accanto. Credo che questo sia un luogo pericoloso. Mi nascondo dall'altra parte. Sento la puzza di una scorreggia, ma non so da dove. Da dove potrebbe venire? Logicamente dalla parte maschile. Andiamo da quella parte. Sapevo che non avrebbe guardato il giocattolo per le ragazze. Oh, amici, guardate! Cappelli GL Army! Sono fantastici! Presto, amici, in Bla Bla Toys ci saranno le nostre cose, come questo fantastico berretto, come questa tazza, le magliette, i thermos e molte altre cose. Saranno presenti solo nei negozi Bla Bla Toys e naturalmente sul loro sito web. Insomma, adesso devo andare a trovarli.
aiuto, amici! Forza un fantasma! Devo dare un'occhiata, do l'occhiata! Oh! Ti ho trovato! Ah, vecchio pazzo, Soteris! Dammi il cappello! Solo il cappello ci è le armi! Ti ho trovato, vieni, è perso! Ragazzi, ho preso il mio cappello preferito! Allora prendo la tazza, ci è le armi e me ne vado! Oh, palle da basket, amici! È proprio accanto a me che gioca a basket, comincia ad aver mal di stomaco! Oh, chi ha scorreggiato? Odisseo o Anesteti? C'è lì dentro! Vieni fuori o sparo! Ok, esco, sono stato io! Ah, sei un cretino e anche uno scorreggiatore! Punizione! Ecco che succede quando si scorreggia, Nikita! Oh, che bugiardo! Hai detto che non mi avrebbe sparato! Ragazzi, ha appena preso Nikita ed è per questo che ora deve star seduto qui in silenzio, perché è qui vicino! Qualcuno deve essere qui. C'è sicuramente qualcuno qui. Non lo so, amici, ma ho una sfida pazzesca per voi. Avete 5 secondi per iscrivervi. Conto 1, 2, 3, 4, 5. Chi è riuscito a iscriversi è stato molto molto bravo. Stas, per favore, no! Esci da lì, scemetto. Esci subito, esci. Ma certo, Odisseo! Cavolo, mi ha fatto male! Ciao, ciao! Nessuno si mette contro GL Army! Oh, amici, ho sentito che Stas ha già trovato 2 o 3 persone. Devo stare seduto qui ancora per un po' per vincere 1000 euro. Amici, meno male che Stas non è qui. E allora io posso fare quello che voglio. È sceso a cercare gli altri, nessuno mi troverà. Sono la più intelligente e vincerò sicuramente 1000 euro. Dunque restano Kiki, Anestis e Raffario. Dove possono essere? Ho sentito che sta arrivando Stas. Qui sento un odore femminile. Kiki, sei qui da qualche parte? Adesso gli farò cadere qualcosa addosso. Chi è stato? È stato sicuramente Anestis! Anestis, ti troverò! Ragazzi, io non sono Anestis, ma devo nascondermi! Kiki, è stata tu! Ora vedrai! Ragazzi, ora li preparerò una trappola! Kiki, tu! Ora ti troverò! Stas, ma perché stai sparando? Fa male! E tu pensi di non avermi fatto del male, eh? Oh, sento qualcuno russare. Da dove potrebbe venire? Chi sei? Easy peasy lemon squeezy. Ancora dormi, perdente. Oh, amici, la mia pancia è stata una cosa vera inaspettata. Opa, ho trovato Anesis, ho trovato Odisseo, Costas, Nika, Sotiris, Kiki. Raffario vince! Raffario, hai vinto! Dove sei? Ho vinto! Spara, spara, non mi interessa! Ho vinto io, sono io il vincitore, ragazzi! Va bene, Raffario, hai vinto! Ma non avresti dovuto spaventarmi in questo modo! No. Oggi, ragazzi, siamo nel triangolo delle Bermuda. Nel luogo più misterioso dell'intero pianeta Terra, ragazzi. Ma siamo qui in vacanza, ragazzi. Oggi ci diverseremo un mondo, ci immergeremo, ci rilasseremo, faremo quello che vogliamo. Bene, allora cosa stiamo aspettando, andiamo, ragazzi? Sì, andiamo! Forza. Later. Ragazzi, io vado a nuotare per primo su questa cosa. No, non ci vado, mi riposerò qui. Stas, penso che sia una cattiva idea che tu vada da solo. Siamo nel triangolo delle Bermuda. Bla bla bla, Dimon. È tutta una favola che nel triangolo delle Bermuda sia molto pericoloso. Non è possibile. Raffario, guarda. Oh!
Oh, che cos'è? Oh mio Dio! Ma dov'è Stas? È laggiù che nuota. Va bene, ma non lo vedo. Cosa vuoi dire? Stas, dove sei? Stas! Ragazzi, non preoccupatevi, Stas indossava un Apple Watch. E cosa significa? Significa che possiamo vedere dove si trova Stas, in diretta. Oh, ho un'idea ragazzi, ho un amico, è nell'esercito e ora è un capitano. Potremmo chiamarlo e organizzare un viaggio sulla nave. Sì, è un'ottima idea. Ciao Rafario, come sta andando? Ho bisogno del tuo aiuto, dobbiamo raggiungere il centro del triangolo delle Bermuda. No, è molto pericoloso. Nessun problema, ti darò tutti i soldi che vuoi. Oh, allora sì, andiamo. Basta ragazzi, affare fatto, andiamo. 20 minutes later. Ragazzi, dov'è la barca? Adesso dove lo si troveremo, trova? non preoccupatevi mai. Oh, ecco il mio amico, ragazzi. Finalmente l'abbiamo trovato. Ciao Rafario, come stai? Ciao, bene, questo è il mio amico. Benvenuti sulla mia barca, per favore sali. Grazie. Andiamo a salvarlo. Andiamo. Ragazzi, che bella barca! Oh, è molto grande, ragazzi! Ah. Allora, capitano, non perdiamo tempo. Questo è il posto dove si trova Stas. Certo, andiamo! Ragazzi, stiamo per andare nel triangolo del Bermuda. Quindi, mettete mi piace, iscrivetevi affinché la fortuna sia con noi. Andiamo! Later. Siamo arrivati sul posto. E dove Stas? Ragazzi, non mi sento bene. Oh, Stas! Ragazzi, c'è Stas! Stas, venite, ragazzi, venite! C'è Stas, venite! Ragazzi, venite qua, cosa? Ragazzi! Stas è là! Stas! Vieni qui! Stas! Oh, ragazzi! Oh, sto andando! Ragazzi! Dai, su! Aiuto! Forza, nuota! Nuota qui! Vieni qui, forza! Sì! Dai! Dammi la mano! Nuota! Forza! Forza così! Ancora un po'! Forza Stas, dammi la mano! Vai! Sì! Alzati! Forza, ecco, alzati! Alzati! Ragazzi, non crederete mai a quello che ho visto poco fa! Cosa hai visto, Stas? È successo qualcosa di paranormale! All'improvviso il mare mi ha portato giù! Poi mi sono svegliato da qualche parte e ho visto un fantasma! Cosa stai dicendo? Sei un pazzo! I fantasmi non esistono! Hai avuto un colpo di sole! Vai, io ti sto dicendo la verità! È pazzo! Questo è certo! Odissea, andiamo via di qui. Sono tutti matti qui, amico. Comunque, Rafario, dove e come hai trovato questa grande barca? Ecco qui il mio amico, il capitano. La barca è sua. Sei venuto a salvarmi? Sì, ma non importa. Restiamo qui tutto il giorno e tutta la notte e vediamo se il fantasma del triangolo delle Bermuda esiste. Ottimo, ben fatto. Ci sto, ragazzi. Andiamo. Simon, vuoi andare a tuffarti? No, Odissea, non posso. Mi sento davvero male. Vabbè. Vado a tuffarmi da solo. Sì, vai avanti. Ragazzi, questo sarà il miglior tuffo di sempre. Wow, ragazzi, è stato un salto impressionante. Oh, Odisseo si è tuffato. Stai, va bene, andiamo a tuffarci anche noi. Oh, cos'è questo? Rafario, vai e salta. Io ho un'altra idea, ragazzi. Guardate. Oh, sta spapa. E voi, ragazzi, scrivete nei commenti chi è il miglior tuffatore. Rafario, naturalmente. Solo GL Army. Solo GL Army.
Ora faremo una sfida per vedere chi si tuffa meglio, ok? Sì, va bene, ci tuffi per primo perché sì, sei sono il vecchio. Pronto. No, facciamolo insieme, insieme, in sincronia. E poi scrivete nei commenti chi è più bravo. Uno, due, tre. Ho saltato meglio. No, io meglio. Ma cosa? Ma sei pazzo? Mi sono tuffato per primo, solo gelarmi. Ora prendo il Sea Bob e vado a farmi una girata. Sì. Ottimo, andiamo ragazzi. Wow. Ragazzi, mi sdraio un po' perché non mi sento per niente bene. Oh, ragazzi, ho un'idea. Vado a pescare perché so che la pesca mi distrarrà e mi farà sentire meglio, ragazzi. Andiamo. Ottimo, ragazzi. Sto per prendere un sacco di bei pesci. È bello pescare. Ragazzi, adesso vado a fare un bagno. Oh, splendido, semplicemente fantastico, ragazzi, fantastico. Wow. Mi è venuta un'idea. Ragazzi, sono qui da tanto tempo e non ho ancora preso nessun pesce, amici. Oh. Oh, ho trovato qualcosa! Ho catturato qualcosa! Forza, forza! Ho preso qualcosa, ragazzi! Non posso crederci! Cos'è questo? Cos'è? Qualcosa sta andando storto! Aiuto! Sbrigati, forza, forza! Ce l'ho! Forza, forza! Dai, forza! Forza, forza, forza! Oh, cavolo, cavolo! Che cos'è? Che cos'è? Ragazzi, di chi è questo costume? Guarda, credo che sia di Raffario. Volevo pescare, ma non il costume, Raffario! Cosa faccio, ragazzi? Sono senza costume. Mi dispiace, Raffario, mi dispiace. Ecco, riprendilo, riprendilo. Tieni, prendilo, prendilo. Simon, vieni qui. Cosa hai fatto? Ehi, scemo, non è uno scherzo, hai capito? È molto, molto pericoloso nuotare senza costume in mare. Vergogna, vergogna! Prendi! Oh, ragazzi, non avrei dovuto ascoltare tutto questo. Devo essere un pessimo pescatore. È meglio che vado a fare qualcos'altro. Ah, ragazzi, era uno scherzo per Raffario. E Timone è stato sgridato al posto mio. Arniseo, ti è piaciuto lo scherzo? È stato fantastico. Hai una buona immaginazione. Sono molto intelligente a volte. E a volte oh, no. Raffario! Per oggi basta così, ragazzi. Raffario, per tua informazione, ti ho visto senza costume da bagno. Non è uno scherzo. Sappiate che non è uno scherzo. Non è affatto divertente. È stato molto divertente, sì, vero, Odisseo? È stato lo scherzo migliore. A few moments later. Ora il capitano guidare la nave. Anch'io voglio. Quindi andrò a chiederlo. Cosa? Sei troppo giovane per guidare, Odisseo. Comunque, non puoi. No, no. Sapete cosa? Potete stuzzicarmi quanto volete. Non mi interessa. E andate. Ma smetti, vai, vai. E andrò a chiederlo. Buongiorno, capitano. Posso guidare? Sì, nessun problema. Grande, grazie. Ora sono il capitano. E poiché sono io il capitano, posso fare quello che voglio. Ora premerò tutti i pulsanti e vedrò cosa succede. Ok, ragazzi, ho uno scherzo da fare. Guardate questo. Ho scaricato un programma sul mio telefono che cambia la mia voce. E qui ho un walkie-talkie. E ora spaventerò i ragazzi come se fossi un fantasma. Ma prima di iniziare devo spegnere il motore della nave. Ragazzi, seguitemi. Forza, andiamo. Andiamo. Ok, ragazzi, premiamo il pulsante. Che figata! Wow! Cosa sta succedendo? Cosa? Si è rotto! Cosa? Sono il fantasma della nave nel triangolo delle Bermuda. Non hai ancora imparato la lezione dopo che spaventato Stas? Non posso crederci, mi insegui di nuovo. Te l'avevo detto che era vero, oh amici. Raffare, Raffare, ho paura. Non avere paura, Fiolo, non avere paura.
Era uno scherzo, ragazzi! Quale scherzo? Razza di scherzo era quello, di Bond! Sei pazzo! Non è uno scherzo! Non farlo! No, non è uno scherzo questo scherzo! È qui che accadono cose strane, come queste! Ok, Raffario, scusate, amici, volevo solo farvi ridere! Sei l'unico amici. Che ride, e noi non stiamo ridendo affatto! Later. Buonasera, sono di nuovo io. Può mostrarmi dove si trova il cicolino? Proprio lì. Grazie. Guardate che scherzo gli farò adesso. Cos'è successo? Guardate, l'ha fatto Odisseo. Sei scemo, Odisseo, scemo. 1 hour later. Ah, ragazzi, ho fame, voglio andare a mangiare qualcosa. Anche io, ad essere sincero, Raffario, ho molta fame. Beh, andiamo in cucina. Cosa stiamo aspettando? Andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo. Sì, bello. Salve, qui. Signor cuoco. Buonasera. Oh, ma ha una cucina molto bella qui. Può prepararci qualcosa da mangiare? Sì. Potete andare a sedere, vi porterò tutto tra poco. Grazie mille. Oh, che ragazzi pazzi questi. Fantastico, ragazzi. Buon appetito a tutti voi. Cominciamo. Buon appetito, ragazzi. Ragazzi, questa sì che vita. Guardate come siamo. Non ce la faccio più. Andiamo a sederci nel salotto. Sì, andiamo. Dai, ragazzi, guardiamo un po' di TV e riposiamoci. Bravo, Stas, è molto intelligente. Sì. Stas, dici la verità. Perché ci hai ingannato dicendo di aver visto un fantasma? Ma io non ho mentito. L'ho visto davvero, proprio davanti ai miei occhi. Basta, Stas, cosa sciocchezze. Ragazzi, dovreste vederlo. Cosa c'è? Cosa succede, amico mio? Venite subito con me. Andiamo. Che? Guardate laggiù. Cosa avete perso qui? Queste sono le mie acque! Andate via subito! Ragazzi, è il fantasma della nave! Capitano, accendi il motore, scappiamo! Sì! Andiamo ai nostri alloggi, presto! Andiamo! Nascondetevi tutti! Nascondetevi! Dove si trova? Dov'è? Dov'è? Non ho paura di niente! Dove sei, fantasma? Ho paura dei fantasmi! The next day. E dove siamo? Finalmente siamo arrivati. Stas, Dimon, Odisseo, venite qui. Ragazzi, andiamo a vedere cosa vuole Raffario. Oddio. Raffario, cosa c'è che non va? Ragazzi, siamo arrivati al porto, è ora di scendere. Ottimo. Sì, andiamo. 20 minutes later. Ragazzi, è stata la migliore avventura che abbia mai vissuto. Ci sono state così tante avventure. Ci siamo divertiti molto, ragazzi. Ragazzi, è stata una cosa terribile. Che è successo? Perché stai piangendo, figliolo? Ho molta fame. Hai fame? Vuoi che ti cucini qualcosa? Sì, lo voglio. Io voglio che cuciniate quello che ho disegnato. Grande. E la sfida inizia adesso. Che cuciniamo adesso? Bene, ho finito. Ragazzi, ho disegnato degli spaghetti e voglio che siano davvero buoni. Ah, il mio piatto forte. Non preoccuparti, figliolo, ce la farò. E con cosa inizio? Prima prendiamo gli spaghetti, togliamo la corda e li mettiamo dentro. Ma perché non entrano? Devo fare qualcosa. Li spezzo a metà. Cosa stai facendo? Tranquilli, sono solo spaghetti, niente di complicato. Stas, sei scemo? Adesso ti mostrerò come si preparano gli spaghetti. Fammi vedere. Adesso li mettiamo nell'acqua bollente.
Ora aspettiamo, ragazzi. Ragazzi, siete tutti dei dilettanti. Prima di tutto, ragazzi, questi non sono i migliori spaghetti. Beh, sono degli spaghetti normali, Dimon. Cosa stai dicendo? Adesso ve lo mostrerò. Ehi, che stai facendo? Sono spaghetti! Oh, non stai bene, ragazzo! Sto facendo gli spaghetti fatti a mano. Iniziamo con la farina. È il momento di creare un imbuto. Rompo un uovo. Verso un po' di olio. E alla fine aggiungo il sale. Ora mescoliamo il tutto. E ora facciamo il massaggio. Ragazzi, gli spaghetti sono quasi pronti. Abbiamo l'impasto pronto. Ora faremo gli spaghetti. Tagliamoli con attenzione. E li buttiamo dentro. E mescoliamo. Nel frattempo mescoliamo anche i nostri frutti di mare. Ora aggiungeremo una piccola decorazione, così saranno più belli. Guardate, non sono bellissimi? Oh, cosa stai facendo? Sto grattugiando il formaggio, è obbligatorio. I classici spaghetti di papà con il ketchup. Come va, Stas? Cosa stai facendo? Ragazzi, si attaccano completamente a fondo, non ho più bisogno. Stas, ma che fai? Stai bene? Dimon, sono l'uomo più intelligente del mondo! E quindi ecco, intorno, intorno... Naturalmente aggiungiamo lo sciroppo di cioccolata! Fatto! Non è giusto, non sono degli spaghetti! È orribile, è disgustoso, Stas! Ora vediamo cosa ci dirà Odisseo! Sicuramente vincerò io! Assomiglia ad un cibo molto buono! Parto da questi! Che razza di roba strana c'è qui dentro! Va bene, li provo! Non è così buono, Dimon, mi dispiace! Cosa? Il mio è il migliore? In che senso? Ragazzi, sono degli spaghetti davvero buoni, sono perfetti! Grande, eccellente, bravo, Miolo! Oh, cos'è quello, ragazzi? Sono degli spaghetti gommosi, vincono sicuramente loro, sì! Sì, amici, sì! Papà, cuoco! Ottimo! Ora voglio un panino davvero buono, croccante! Panino! Ottimo! Cominciamo, ragazzi! Prima mettiamo il pane nel tostapane! Ottimo! Ora tagliamo il pomodoro e la cipolla, per farlo sano! Bene, fai, adesso piangerò di nuovo! Ok, fatto! Ho fatto il panino perfetto, ragazzi! Mettete mi piace! Ma cosa faccio con questi? A me non servono affatto! Sei fuori di testa, Stas? Ah, nel modo migliore! Io userò questo! Al posto delle verdure io metto marshmallow! E adesso Kit Kat! Non fa bene alla salute, c'è troppo zucchero! E adesso metterò ancora marshmallow! E di nuovo lo sciroppo di cioccolata! Chiudiamo! È pronto finalmente, sta! Io ci metto ancora dello sciroppo! E adesso è pronto! Ragazzi, sono senza parole, lasciate che vi insegni io che sono lo chef a fare un panino come si deve! Che schifo! Mettiamo il pane, rompiamo l'uovo, prepareremo un panino con la frittata. E adesso cosa fai, Dimon? Aspettiamo, sarà presto pronto. Fatto! Lasciamolo qui vicino. E ora, come sempre, metteremo ketchup e senape, i miei preferiti. Mettiamo la lattuga sopra.
ora le cipolle e mettiamo anche i pomodori sopra il prosciutto. Che cosa fai, pazzo? E adesso mettiamo il pane e le uova. Bravo, Dimon, bravo! Odisseo, dimmi, chi ha fatto il miglior panino, secondo te? Provo prima quello di Eustace. È buono, ma è di nuovo dolce, quindi non lo so. È dolce perché ti piacciono le cose dolci, fratellino. Ora provo quello di Raffari. Questo è di Raffari. Cos'è? Perché ci sono solo verdure all'interno? Che schifo. Cosa? Che schifo? Stai bene? È molto salutare, Odisseo. Oh, guardate com'è grande. Sì, Odisseo, sono stato bravo. Proviamo. Questo è un vincitore al 100%. No, sì, amici, io devo vincere, ragazzi. E ora ho disegnato delle patatine fritte. Spero che ce la farete. Dunque, patatine fritte, Odisseo. Raffario, impara. Ah, capisco. Siete dei cretini, ragazzi. Guardate cosa ho io. Le patatine congelate, Stas, ti sembra normale? Sei geloso, Dimon. Verso l'olio. E adesso buttiamo le patatine. No, no, Stas, no. No, 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 no. Credo di averne più bisogno. Fine, basta. Sei impazzito, Stas. Capisci cosa hai fatto? Rischi di ucciderci. Volevo solo farla finita in fretta. Basta sciocchezze per oggi. Siamo qui per cucinare. Così finiamo la sfida. Uno, due. Ah, è così che si fa, Certo, oh! Che è così, scemo. Guarda, impara a friggere le patate. Impara, forza. Ah, che buon profumo, ragazzi. Ora aggiungiamo il ketchup e sarà pronto. Voi fate proprio schifo. La pancetta. Avvolgiamo la patatina nella pancetta. In realtà è un bravo chef. Sì. E aggiungiamo naturalmente la senape. Aggiungiamo anche una decorazione in cima. Mi è venuta un'idea, ragazzi! Al posto delle patatine metto delle gelatine e al posto del ketchup aggiungo sciroppo di fragole! Odisseo, adesso dici chi sarà il vincitore di oggi. Sarò sicuramente io. Ragazzi, guardate che belle queste patatine! Comincio da quelle di Raffario. Così, normale, li mangio quasi ogni giorno. Cosa? Così? Stai bene, Odisseo, sono le tue preferite. Adesso provo quelle di Dimon. Proviamo. Ragazzi, non mi piace affatto la pancetta, non è buono. Ma perché Dimon non aveva pensato al fatto che non mi piace la pancetta? Come? Non ti piace la pancetta? A tutti piace la pancetta. Ora proviamo quelle di Stas. Che patatine strane. Queste sono gelatinose e sono